Il mal di trasferta colpisce ancora la Pallavolo Villanuova, che dal derby bresciano contro la Rolini Montichiari esce sconfitta per 3-7-0, 25-17, 25-18, 25-20. L'andamento del primo e del secondo set è molto simile, con il Villanuova sempre ad inseguire, ora per la scarsa serata di Grumi e Boioni, che mettono a terra molti palloni fuori dal rettangolo di gioco, ora per gli ace subiti in ricezione dal libero Franchini. E in poco meno di un'ora, la Lorini Montichiari si trova avanti 2-0. Terzo set più combattuto grazie anche al rimescolamento delle carte in campo da parte di Mister Caldera, mentre per Montichiari vale il detto squadra che vince non si cambia. Il set, durato 29 minuti, è una sfida punto a punto fino al 15-14, quando la squadra di casa, con un break di 4 punti consecutivi, si prepara la strada per portare a casa l'intera posta in palio. Al termine del match, le dichiarazioni di Stefano Caldera, mister della Pallavolo Villanuova, che ammette la superiorità degli avversari, e Andrea Lorini, capitano della squadra monteclarense. In realtà abbiamo giocato solo il terzo set, loro sono superiori a noi, è evidente. Anche loro avevano problemi di formazione, perciò se potevamo portare via punti a Montichiari era oggi, cioè non in altre occasioni. Anche noi abbiamo avuto problemi che ci trasciniamo dall'inizio della stagione. Terzo set abbiamo giocato con i due opposti, uno in banda e uno di opposte. Abbiamo provato, però in realtà è meritata la vittoria loro, non c'è stata partita, ecco. Prossimo impegno giochiamo in casa contro la terza in classifica, quindi oggi era la seconda, la prossima è la terza. In casa giochiamo meglio, lottiamo un po' di più, ecco. Fuori casa, appena le cose vanno male, tendiamo un po' a lasciarci andare. Speriamo di fare qualcosa di meglio in casa, riuscire a lottare un po' di più. Allora, per quanto riguarda la partita, anzitutto non era una partita facile perché comunque eravamo in assenza di giocatori e in qualsiasi caso ogni squadra di questo campionato può riservare qualche sorpresa. E comunque è un campionato in cui si vede anche dalla classifica, si può vedere il livello delle squadre, comunque è sempre più o meno uguale, ecco. La partita di per sé ha avuto degli alti e dei bassi anche a livello di tensione, a livello di concentrazione soprattutto, sia da parte nostra che da parte degli avversari. E mantenere la concentrazione per questa tipologia di partite è stata, diciamo, la chiave per la vittoria, ecco, più che la forza fisica di per sé, proprio un fatto di concentrazione.